sinceramente la vedo molto molto difficile, impossibile no, però è chiaro, l'Inter ha tre partite penso abbastanza facili sulla carta. Noi dobbiamo fare il massimo, ormai dobbiamo cercare di vincere tutti e tre nella speranza che l'Inter faccia un passo falso, anche che, però sinceramente la vedo difficile che faccia un passo falso. Luca, ma cosa ti aspetti dalla Lazio? Ecco, dalla Lazio. No, io non mi aspetto niente, è chiaro, spero in una grande prestazione della Lazio, però l'Inter è anche una squadra molto forte, e per battere una squadra come l'Inter penso che la Lazio deve essere al 100%, io spero con tutto il cuore che sia al 100%, però ripeto, è chiaro, siccome io sono dall'altra sponda, vedo che è molto più probabile che l'Inter. Sinceramente qualche episodio dubbio c'è stato, è normale, però magari sai, io credo sempre nella buona fede degli altri, perché non posso pensare sia qualche combino, sia qualcosa di più potente che dica deve vincere questa squadra, perché vorrebbe dire che il calcio è finito. Quindi penso che un arbitro possa sbagliare, chiaro, in una partita così importante ci sono stati due episodi che potevano cambiare il volto della partita, però ormai è andata, come magari altre volte ci sono stati magari favoriti. Ieri però proprio la partita più importante, diciamo che non sono stati a nostro favore gli episodi. Tante delusioni, però da domani quando ci troveremo abbiamo tutta una gran voglia di noi che dobbiamo vincere, quindi ci manca solo questo, noi dobbiamo fare il massimo e poi dopo nella speranza di un passo falso, adesso è normale, il giorno dopo c'è tanta delusione, tanta rabbia, poi invece da domani penseremo a farlo, è chiaro, i tifosi sono stati splendidi perché ieri hanno capito che veramente per noi giocatori c'era tanta delusione e finita la partita ci hanno applaudito, quindi è bello vedere il calore della gente, soprattutto perché c'è tanta delusione oggi, però penso che sia una cosa abbastanza palese che la Roma ha fatto veramente una grande rimonta. Per Rossi domenica va male, a male. Vediamo un po', intanto speriamo di fare una gran partita sabato, di vincere a Parma nella speranza che arrivi qualche bel risultato da altri campi, poi chiaro, un bel posto si trova dove andare su quella cosa. Giocherai l'anno prossimo? Non ho più idea, adesso devo pensare a finire queste tre partite alla grande, poi dopo io un altro contratto con il Bayern, vediamo, un bellissimo rapporto con la società, è chiaro, se rimarrà avanti sulla panchina penso che difficile che possa rimanere al Bayern, perché qualche problemino ce l'ho e quindi se mi deciderei sì. È chiaro, loro mi hanno aiutato molto quest'anno nel venire alla Roma, quindi io li ringrazio e penso che, come ho detto prima, ci troveremo un tavolo e troveremo una soluzione che vada bene.